È partito il processo alla corte di assise di Pavia per l'omicidio di Ibrahim Mohamed Mansour, il 44enne egiziano ucciso nel gennaio di un anno fa a Castelnuovo e ritrovato morto, carbonizzato, nella sua auto alla frazione Morsela di Vigevano. Una prima udienza puramente tecnica, quella di lunedì. A giudizio ci sono tre imputati del delitto consumatosi in ambito familiare: i coniugi Antonio Rondinelli e Carmela Calabrese e il figlio Claudio Rondinelli. A processo sono stati ammessi testimoni di parte civile richiesti dall'accusa, principalmente amici della vittima, Ibrahim Mohamed Mansour, e le prove raccolte durante le indagini. Il processo entrerà nel vivo il 15 aprile, quando si aprirà la fase istruttoria. Gli avvocati difensori di Antonio Claudio Rondinelli hanno chiesto di essere giudicati con il rito immediato, saltando l'udienza preliminare, perché convinti di dimostrare la propria innocenza davanti alla giuria popolare, presieduta la giudice Elena Stoppini, mentre la madre Carmela Calabrese sarà giudicata con il rito ordinario. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, Ibrahim sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e fucile nel capannone di Castelnuovo, un capannone di proprietà della famiglia Rondinelli. Il movente sarebbe legato alle continue richieste di denaro di Ibrahim alla famiglia Rondinelli, andate avanti anche dopo la cessione del capannone in cui viveva e dove portava avanti la sua attività di frutta e verdura. Rondinelli era padre di una bambina avuta da Daniela Rondinelli, la figlia minore dei Rondinelli. Per questo delitto c'è già stata una sentenza, quella dell'altro figlio Massimo Rondinelli, condannato per omicidio volontario e occultamento di cadavere a 19 anni con il rito abbreviato. Un quarto imputato, Luigi D'Alessandro, compagno di Elisa Rondinelli, la figlia maggiore, ha chiesto invece di patteggiare per la sola accusa di occultamento di cadavere.